Molte persone credono che le lingue dei segni siano semplicemente un'accozzaglia di gesti senza regole né significato. Ma si sbagliano! Le lingue dei segni vantano una ricchezza e una complessità al pari delle lingue parlate. Per la Giornata Mondiale del Sordo vogliamo darti un'infarinatura sui principi su cui si basa la LIS, la lingua italiana dei segni. Ecco il secondo della nostra serie di video lezioni. La configurazione delle mani è il primo criterio che distingue un segno dall'altro. Allora è un po' come i suoni che compongono le parole. Più o meno sì. Ma ricorda che anche gli altri parametri sono distintivi. E ognuno di questi parametri contraddistingue i singoli segni. Ah, capito! Allora torniamo alla configurazione della mano. Il nostro primo parametro. A segni diversi corrispondono diverse configurazioni della mano. Cos'è la configurazione della mano? Beh, può essere per esempio un pugno chiuso, oppure una mano completamente aperta. Ma non è tutto. Anche la configurazione della mano completamente aperta può variare. Per esempio, le dita possono essere separate o unite. Guarda qui. Queste erano tre configurazioni diverse della mano. Hai capito? Ah, capito! Il secondo parametro che andremo a trattare è il luogo in cui segniamo. Guarda il nostro prossimo video per saperne di più. Segna le lingue come hai sempre sognato.